sempre aspetti risposte, pareri per i tuoi progetti, per i tuoi desideri. Coltivi l'orto della serenità. Sono tutti amici, ma sono pochi sinceri. Sembra una gara di false cordialità. Sei come quella gente che non si accontenta e dice che non ha niente, ma prova un po' a guardare tutto quello che hai e non a quello che vuoi. Vietato lamentarsi, vietato lamentarsi. Ben ritrovati con Ceramicando Amici, il programma che spazia a 360 gradi sul mondo della ceramica, ma non solo, da Roberto Caroli e Daniela D'Angeli. Una puntata in cui avremo come ospite Sergio Sassi, vicepresidente di Emil Ceramica, vicepresidente del Sassuolo Calcio, un servizio all'interno dell'unità produttiva Kerbel di Fiorano, un'azienda specializzata nel taglio e rettifica dei materiali. E poi, in conclusione, nella rete, vi porteremo sul ponte del fiume Secchia, laddove la provincia ha iniziato un cantiere che procura non pochi problemi. Veniamo alle news. Iniziamo con una bella notizia che riguarda Cotto d'Este, un'azienda del territorio che è riuscita a piazzare uno dei suoi prodotti di punta, anzi forse il suo miglior prodotto, la kerlite, nella galleria della variante di valico della A1, quella che copre la distanza tra Aglio e la Quercia. Questo conta poco, conta il fatto che hanno scelto la kerlite perché questo materiale meraviglioso è capace di porre il gres curvo. Ha una capacità di curvatura che è perfetta per le gallerie, poi ovviamente è resistente, è ignifugo, è perfetto. Beh, lì bisogna fare i complimenti a Franco Stefani, perché l'Aminam, questa lastra ceramica che può essere flessa, può diventare, cioè assumere una curvatura, è materiale idoneo anche per il rivestimento delle gallerie. Questo significa sviluppo, questo significa offrire alla ceramica nuove destinazioni d'uso. Facciamo comunque i complimenti soprattutto a Paolo Mussini, che è stato il primo che ha creduto in questa tecnologia, e kerlite adesso è sinonimo di sottile, c'è poco da fare. E, senti, a questo punto io verrei al tuo ospite, perché so che hai incontrato quello che io definisco un imprenditore globetrotter. Molto globetrotter, Sergio Sassi del gruppo Emil Ceramica. È dal 1997 vicepresidente del gruppo Emil Ceramica e vicepresidente del Sassuolo Calcio, e con noi il dottor Sergio Sassi. Io comincerei in modo leggero, proprio da quest'ultima sua presenza nel Sassuolo Calcio. So che di recente ha partecipato al Juventus Stadium, ha assistito alla partita Sassuolo-Juventus. Con quale esperienza se n'è tornato? Ma devo dire che a 7-8 minuti dalla fine ero convinto di tornare con un sentiment migliore, perché la squadra aveva retto bene e pensavo veramente che la portassimo a casa un buon pareggio. In realtà è andata come è andata, i ragazzi forse erano stanchi, insomma è stata persa una palla un po' impunemente, ma ci sta. Da un altro punto di vista è stata una bellissima esperienza. Ho raggiunto prima col presidente, con Carlo Rossi, siamo andati prima nell'hotel dove c'erano i giocatori. Ho avuto l'ennesima dimostrazione di un gruppo compatto, ben educato, unito, ragazzi in gamba. Siamo stati allo stadio, che da, come posso dire, juventino un po', tifoso juventino un po' anacquato, però è un grandissimo stadio, dà una grande sensazione. Poi ci sono queste foto molto impressive dell'avvocato, del dottor Umberto. Molto bello, un servizio di altissimo livello, sei molto vicino al campo. Hanno fatto una bellissima cosa per il calcio. Credo che dopo di loro il Mapei Stadium sia un qualche cosa sulla falsa riga e quindi incanalato nella direzione giusta. Però una bella esperienza. 9 punti di vantaggio sulla terz'ultima, praticamente soltanto la Roma come grande squadra ancora da affrontare. Salvezza quasi certa? Ma credo che la squadra abbia fatto in maniera oltremodo positiva. Direi, non dico che ci aspettavamo, però si sapeva che si era un po' normalizzata la situazione, l'organizzazione di gioco era migliorata, alcuni innesti molto positivi, cito Versalico, cito Taider, i ragazzi davanti che si erano riusciti a tenere, che sono tutti molto positivi e molto interessanti.
Credo che queste tre partite, insomma, ci stava, perché abbiamo poi trovato una Fiorentina in grande spolvero, a Napoli si sono fatti male due difensori dopo 10 minuti, con la Juve ci sta. Qualche punto l'abbiamo perso, ma non sono stati questi punti persi. Sono stati quando ci siamo fatti raggiungere il 92esimo, il 93esimo e ci è successo 4-5 volte. Io dall'estero, dove sono spesso, con messaggini ho un po' scherzato col mister e con il team manager Max Fusani, dico vabbè, ma insomma, cosa fate gli ultimi minuti? Io ho detto sono peccati di gioventù, speriamo insomma di... che l'esperienza limiti un po'. A proposito di estero, lei ha partecipato a Revestir la scorsa settimana, alla fiera brasiliana. Con quali impressioni è tornato? Beh, premesso che è sempre molto interessante, così anche 3 giorni, 2 giorni, cogliere l'essenza di queste manifestazioni estere. I brasiliani sappiamo che producono, a seconda delle valutazioni, 850-900 milioni di metri quadri. In estrema sintesi, cosa mi ha colpito? Che il clima rispetto a un anno e mezzo fa è molto cambiato. Prima Brasile, 8% di crescita del prodotto interno lordo, quest'anno molto rallentato, molte paure, titoli sui giornali, corruzione alla Petrobras, la Petrobras che credo contribuisca al 30% del mercato borsistico brasiliano, non deposita i bilanci perché sono molto incerti e nebulosi, insomma c'è una certa paura. Questo fa sì che i brasiliani che stanno vendendo le maggiori compagnie, delle quali fra l'altro io frequento, conosco i proprietari, che tutte sono più o meno sul 90% di mercato domestico, sono un po' spaventate, cominciano un po' a guardarsi attorno perché prevedono tempi un po' più duri. Come sta cambiando il gusto del consumatore? Ormai uso il generico perché le nuove collezioni, diciamo che sono orientate un po' su tutti i paesi, non è più come una volta che c'era un materiale. Trovare il prodotto universale, fra virgolette, è molto difficile. Sappiamo che gli americani hanno certi gusti, c'è un problema anche dimensionale della piastrella, qua si va molto verso i grandi formati, il mercato americano sarà ancora il 65-70%, massimo 60-60, quindi 30-30, 30-60, perché l'America non è solo New York, Chicago o Los Angeles, sono i grandi progetti, ma è anche tutta la zona, diciamo, rurale, di campagna. Da parte dei produttori, cosa che sicuramente influenza il mercato, c'è questa un po' rincorsa, fughi in avanti sul grande formato, lastre, comunque cose molto interessanti. Mi sembra che il gusto però, essendo spesso in giro e vedendo un po' le varie tendenze, sì, vado in quella direzione, ma c'è anche un certo ritorno a qualche elemento di rusticità, a qualche prodotto un po' più piccolo, non più solamente minimalismo, e direi molto interesse anche industriale, non solo delle super aziende di nicchia, a ottagone, esagone, composti speciali, forme di decorazione. Cioè c'è un po' ritorno a quello che non è la sola piattezza, diciamo, del prodotto che cresce solo in dimensione. Purtroppo non abbiamo solo belle notizie che riguardano il settore ceramico, ma in un qualche modo si cerca anche di risolvere i problemi, quindi forse da questo punto di vista è comunque una notizia positiva. Mi riferisco alla situazione della Cercom, azienda del gruppo Serenissima, lontana da Sassuolo, ma che sta vivendo qualche problema. Pensa, hanno firmato l'accordo per la cassa integrazione straordinaria che riguarderà una parte dei lavoratori a rotazione, circa il 20% dell'organico, circa 80 dipendenti per almeno un mese, però insomma è da tempo che si rincorrono voci di una volontà di vendere quel sito produttivo. È già da qualche tempo che la famiglia Romani sta cercando di vendere Cercom, purtroppo ancora non si è materializzata e concretizzata questa vendita che io credo potrebbe arrivare entro giugno. Il calendario degli appuntamenti della ceramica, Roberto, si sta, diciamo così, arricchendo di appuntamenti, di fiere in ogni luogo del mondo. L'ultimo in ordine di tempo è quella che si sta svolgendo a Singapore, il Maison Objet Asia, fino al 13 marzo. Ma la cosa interessante credo sia che io penso che se mettessimo sul mappamondo le bandierine delle varie fiere, avremmo una buona indicazione dei nuovi mercati della ceramica. Ma per fortuna esistono queste fiere, anche perché sono un'ottima occasione, un'ottima opportunità, soprattutto per le aziende, diciamo, di piccola e media dimensione, perché la grande azienda sui mercati esteri può andare con mezzi propri. La fiera è una scorciatoia, diciamo, per le piccole aziende che volessero magari proporsi in mercati
lontani da Sassuolo. Poi esiste adesso anche la fiera, la famosa Comune, no? Le varie associazioni che acquistano spazi e li mettono a disposizione dei vari associati. In questo caso a Maison Objet Asia, Confindustria Ceramica, porta 19 aziende appunto nella mostra comune. Se sei d'accordo, io riprenderei la tua conversazione con Sergio Sassi. Come spiega il fatto che un amico mio toscano sia venuto qui a Sassuolo per acquistare 1500 metri di piastrelle di ceramica e anziché tornarsene con i grandi formati, le grandi lastre, il finto legno, il finto cemento, abbia scelto un prodotto di 20 anni fa, un 33x33, un finto cotto? Mi verrebbe la risposta, è toscano, quindi il cotto è naturale, è toscano, il cotto è tipico di quella tradizione. No, credo, come dicevo prima, anche nell'ambito del nostro gruppo, noi abbiamo in alcuni dei marchi così reinvestito su delle interpretazioni un po' più moderne di un effetto pietra cotto, e non siamo stati solamente su quelli che sono stati i grandi temi degli ultimi anni, cioè i legni e le pietre e i cementi, devo dire. E c'è stato anche qualche buon risultato, vuol dire, sulle tendenze poi dettate dalle aziende più innovative, a volte si allineano anche gli altri, quindi ci sta, senza fare il dotto citando i corsi e i ricorsi storici, ma comunque ci sta. Veniamo al gruppo Emilceramica. Quanto pesa non avere più un partner come la Daltile, oggi Marazzi, non soltanto per quel che riguarda il mercato americano, ma a livello strategico di gruppo, vostro gruppo? Io quella iniziativa, che oramai è di 13 anni fa, l'ho vissuta proprio sulla mia pelle, viaggiai molto per lavorare su quella cosa, della quale andiamo tutti molto orgogliosi, è stata una delle prime cose, un po' di forme di internazionalizzazione del settore. Per la verità il peso è forse un peso più che altro di mancanza economica, nel senso che quella joint venture che c'era in minoranza comunque ha prodotto redditi importanti nel corso degli anni durante i quali abbiamo partecipato. Da un punto di vista però della mancanza è quella, perché sostanzialmente il prodotto che facevamo e in Italia per la joint venture e producevamo nello stabilimento in Oklahoma era tutto canalizzato nella distribuzione Daltile. Quindi a noi quello non ha tolto niente, cioè tutto quello che c'era di Emil America, che è la nostra, invece il nostro canale distributivo, rimane, e anzi, devo dire grazie a Dio, spero che grazie anche all'abilità dei nostri ragazzi, sta migliorando. Quindi non c'è venuto mancare, come posso dire, del fatturato, c'è venuto mancare un fatturato che facevi sostanzialmente Daltile con la nostra collaborazione nel produrre e che non ha arricchito, forse un po' impoverito le nostre casse. Quindi ci siamo dovuti rimboccare le maniche e compensare quello che mancava da quella provenienza con una crescita di nuovo dei nostri marchi. Non avete perso il vizio, perché tra Ucraina e India si parla di una possibile e futura joint venture da parte del gruppo Emilceramica. Beh, queste notizie non dico da bar sport, comunque sì. Noi certamente, non dico che sono infondate, l'Ucraina l'abbiamo storicamente, purtroppo siamo stati un po' colpiti da questi eventi bellici, la nostra azienda... Colpiti proprio in senso vero. Fisicamente, bombe di mortaio, abbiamo avuto danni piuttosto importanti, la fabbrica è ripartita, ma nel periodo più cruciale, più brutto, proprio atterravamo gli elicotteri a 200 metri, quando c'erano le immagini a Sloviansk di quel treno colpito da un razzo. Era lì da voi. Era lì da noi, ci siamo trovati i pezzi nel cortile dell'azienda. La fabbrica è ripartita, fa parte di una strategia che oggi, tornando a crescere, volendo pensare al futuro, vogliamo fare nostra, cioè essere tendenzialmente coperti o con basi produttive o con joint venture o con organizzazioni commerciali un po' più strutturate, essere più presenti Est Europa, diciamo le grandi aree del mondo, Asia e l'India, sicuramente un paese che crescerà molto, è un paese papabile, anche perché non è ancora così stressato e competitivo come la Cina, quindi why not che possa essere una base per una nostra crescita, e nuovamente grande attenzione a Nord e Sud America.
Veniamo a temi più grandi del nostro distretto, ma che lo interessano da vicino, perché sembra che la crescita economica nell'Eurozona mostri segnali di inflessione positiva e le prospettive per Italia e Francia sono ugualmente migliorate. Non lo dico io, ovviamente, ma l'Ocse nel mese di gennaio, che comunque è sempre un mese un po' complicato per le imprese. Beh, forse dobbiamo dire grazie a Draghi, anche perché questi miliardi di euro che arrivano sono una boccata d'ossigeno non soltanto per il nostro paese, ma di tutti i membri della comunità europea. Insomma, dovrebbero con queste risorse riprendere gli investimenti che creano occupazione, che creano benessere e che fanno da trampolino di lancio all'economia. Torniamo alla tua chiacchierata con Sergio Sassi del gruppo Emilceramica. C'è un po' di preoccupazione che aleggia qui a Sassuolo e nella ceramica italiana, ossia che nel mondo vi siano aziende ceramiche molto bene organizzate e nel momento in cui dovessero crollare o diminuire i loro mercati domestici c'è questa paura, questa preoccupazione che poi si riversi sul resto del mercato globale, un numero di metri quadri di piastrelle che può preoccupare. La paura è assolutamente legittima. Noi credo che abbiamo una salvaguardia che dobbiamo tutelare a tutti i costi, che è veramente il Made in Italy. Intervistando anche le nostre persone su mercati importanti per noi come Nord America, come anche il Sud America, ma un po' in tutto il mondo ci dicono che è un qualche cosa che vale ancora una differenza. Detto ciò, però, indubbiamente abbiamo dei fenomeni. Io ho visitato personalmente aziende in Messico, in Brasile, che stanno crescendo. La tecnologia ha anche velocizzato i miglioramenti, le digitali, insomma, tanti italiani in giro per il mondo. Quindi il livello medio del prodotto sta crescendo ovunque. Cosa succede? Che molte volte queste aziende hanno dei mercati domestici così floridi che non sono così spronate, sono un po' pigre, non sono così spronate a cercare export e a cercare di perfezionarsi in quest'ottica, cosa alla quale noi siamo obbligati da molti anni. Mi vengono in mente i messicani, i brasiliani stessi, le dicevo che 90% mercato domestico, ma io presumo, perché ho già sentito voci, mi hanno parlato degli imprenditori che vogliono tornare a sbarcare in Nord America, America, Stati Uniti soprattutto, dove erano molto forti quando la loro moneta era svalutata, poi sono usciti, prepariamoci a un loro ritorno, dove sono meno competitivi come prezzi, ma probabilmente sono cresciuti molto come qualità del prodotto. Non dico tutti i brasiliani, ma i primi 6 o 7 sicuramente sì. I messicani, io ho visitato un'azienda, secondo me, stupenda, dal punto di vista impiantistico, con tutte le dotazioni più belle, dei forni da 240 metri, bellissimi, anche tenuti bene, ordinati, puliti, quando noi che li facciamo da 130 pensiamo già ad avere dei forni lunghi, parte la lunghezza, proprio la produttività, le caratteristiche, poi quando ho visto in fondo alle linee che facevano del 60% in pasta rossa, ho pensato, ma come mai? Perché questi lo potrebbero fare in pasta rosa, pasta beige, che vendono tutto. Ma nel momento in cui si trovassero a dover competere maggiormente, io il pericolo, come ho risposto all'inizio, la paura la vedo legittima. Possiamo dire che le Emilceramiche fuori dalle secche oggi? Possiamo dire che, rispetto alla situazione, che era certamente impegnativa, magari non così disastrosa come qualcuno definiva, ma la concorrenza a volte così porta delle estremizzazioni, però in tempi anche abbastanza rapidi diciamo che stiamo riacquisendo il profilo di un'azienda più che normale. Io di questo vado orgoglioso, nella vita ci vuole anche un po' di fortuna, però credo che sia in questo caso frutto di molta applicazione, mi sento dire anche di molta serietà. Siamo partiti sempre dal concetto di non volere fare i furbi con nessuno, di onorare tutto quello che dovevamo onorare. Ci stiamo riuscendo, non dico ci siamo riusciti, ci stiamo riuscendo, e credo che questo in un mondo che non è sempre così valga tanto. Con qualche rimpianto, immagino. Avrei preferito non passare da momenti difficili, che purtroppo ci sono anche per tanti colleghi. Credo che insomma si debbano assumere sempre anche dei momenti peggiori le cose che ti possono arricchire. Certamente il mondo è cambiato, l'imprenditore, o comunque noi siamo una SPA con più di una famiglia interessata, come moltissime delle aziende sassolesi. Comunque chi governa l'azienda deve avere
una particolare attenzione all'attualità del proprio management. Cioè, quindi essere sempre lì, e lo può fare anche un ottantenne, a vedere che le persone che hai preposto ai settori determinati della tua azienda, come si dice a noi, sono sul pezzo. Sono attenti, si documentano, vanno in giro, palpano le tendenze, cioè hanno sotto di loro delle persone che osservano, guidano, monitorano, tengono monitorati quotidianamente. Cioè, quindi grande attenzione, necessaria molto più che in passato, perché non siamo più l'Italia del dopoguerra, siamo un'Italia che compete con il mondo. A me piace invitare Sergio Sassi quando devo parlare di mercati, perché lui i mercati non è che li viva stando seduto sulla sua scrivania o nella sua scrivania, ma perché proprio viaggia. Credo che sia stato omaggiato di una tessera nera che vale 600.000 miglia all'anno. Non è omaggiato. Ho raggiunto il massimo da 3 anni ormai, il massimo status della... Possiamo vederla questa tessera nera? Ci piacerebbe vederla. Ce l'ho con me, la tengo sempre con me. Ma da parte di quale compagnia? Cioè cos'è una tessera? Lufthansa. Ah, la Lufthansa. HN, Honor Circle. Posso questa? Toccarla. Questa è la tessera nera, di colore nero, che in quanti in Italia possono vantare? Non lo so, non credo tantissimi, perché è quello che c'è dietro, che sono... Ma 600.000? Sui 2 anni 600.000 miglia. Per darle un parametro, un volo su Hong Kong e ritorno, con un viaggio in business, perché anche lì i punti sono diversi, credo siano, ti accreditino 22.000 miglia. Quindi vuol dire, se 600.000 su 2 anni, mettiamo 300.000 passo ogni anno, come volare 15 volte a Hong Kong. Se consideriamo che l'equatore è 30.000 miglia... Per il mio compleanno, mi hanno mandato una cosa di cristallo molto bella, che diceva, c'era la Luna e un aereo con la traiettoria verso la Luna, diceva, se l'ideale di un uomo fosse quello di percorrere il tragitto da qui alla Luna, lei c'è molto vicino. Ce l'ho sulla mia scrivania. Quindi nel corso dell'anno dovessero chiedermi dove è Sergio Sassi, io per non sbagliarmi potrei dire è in aereo. No, io qua la devo dire con piccolo orgoglio, ma anche per stemperare sempre il lavoro. Sono a Johannesburg una sera con un cliente per noi importante, mi porto in una bella steakhouse a cena, c'è il tavolo con la capo hostess della Lufthansa e tutte le hostess. Quando sono entrato al ristorante, signor Sassi, mi ha detto, dottor Sassi, che piacere avere. Il cliente è impazzito. Io pure, è stato un colpo di vita notevole. Vabbè. Cioè, ormai vi date del tu, no? Con le hostess. L'altro giorno, tornando da San Paolo, dato che ho volato di lunedì, arrivato martedì, al giovedì sono salito giovedì sera sull'aereo, che ho dovuto anticipare un giorno perché ho un problema a Modena. E c'era lo stesso equipaggio, chiaramente mi hanno riconosciuto, salutato, parli, mi ha fatto un upgrade piacevole, e poi avevo lo stesso vicino di posto, cioè mi sembrava di rifare il volo dell'andata. Vabbè, poi cose che capitano girando. Grazie. Grazie a voi. Parliamo di innovazione tecnologica, andiamo a scoprire un nuovo sistema di lappatura e quello proposto da Kerbel. È nata nel 1993, si è specializzata nella lappatura, squadratura, levigatura del prodotto ceramico e oggi si presenta ai produttori di ceramica con un nuovo e rivoluzionario sistema di lappatura, ossia Supergloss. Ne parliamo con il suo presidente per chiedere se dopo 23 anni qualcosa a livello tecnologico è cambiato per questo tipo di lavorazione. Beh, direi che è cambiato completamente. Mi ricordo agli inizi che era una cosa molto molto artigianale. Oggi è una cosa molto molto tecnica, molto difficile. Una volta facevamo quasi tutto a mano, oggi siamo con degli impianti che sono all'apice della tecnologia, se vogliamo rimanere sul mercato. È vero il fatto che se un'azienda viene attrezzata in maniera adeguata e ha delle idee da proporre al mondo ceramico, vedo che il lavoro non manca, il lavoro è sempre e costantemente continuo. Noi siamo in crescita, siamo cresciuti nonostante il trasloco l'anno passato del 14%, quest'anno puntiamo a crescere un altro 10%.
Supergloss è un modo diverso di finire le superfici. Abbiamo la tecnologia che ci permette di poter chiudere tutte le microporosità che ci sono sulla piastrella una volta lappata. Questa microporosità provocava dei danni incredibili, di sporcabilità, di attacco acido. Invece con questa tecnologia siamo riusciti a chiudere completamente le porosità, ad avere una ripulibilità della superficie in maniera perfetta. Non abbiamo più il problema dell'attacco acido con tutti i solventi o tutti quei prodotti che si usano solitamente per la pulizia in casa, che danneggiavano la struttura e l'omogeneità delle piastrelle. E in più ultimamente siamo riusciti ad avere la soluzione grip che ci permette di avere un prodotto altamente lucido, altamente performante, nello stesso tempo non avere quella scivolosità che era uno dei problemi abbastanza importanti del prodotto. Questo apre una serie di mercati incredibili, perché siamo molto oltre le norme BCRA, per cui tutti quelli che possono essere ambienti pubblici o centri commerciali possono essere rivestiti con questa tipologia di materiale. Non ha niente a che vedere con i metodi tradizionali. Parte tutto da una logica dove il processo viene fatto a caldo, non è più un processo fatto a freddo. È un modo di lavorare completamente differente, ci vogliono mezzi appropriati, prodotti chimici appropriati per ottenere questo tipo di risultato. Quindi è la chimica a farla da padrona? La chimica e la meccanica, tutte e due insieme. La chimica senza meccanica non riesce e viceversa. I vantaggi sono enormi. Sono enormi perché il costo è decisamente in linea, se non appena appena un po' superiore a quello che è il metodo tradizionale, però ha dei vantaggi enormi anche dal punto di vista produttivo. È un sistema che è protetto da brevetto. Molti imprenditori parlano male delle banche, però io devo spezzare una lancia in loro favore. Negli ultimi 20 anni noi abbiamo sempre mantenuto un ottimo rapporto col sistema creditizio, e quando abbiamo deciso di investire in questa nuova avventura ci hanno sostenuto in maniera molto importante. Si vede che essere corretti con il sistema per oltre 20 anni probabilmente paga. Ceramicanda.com, la prima web TV dedicata all'innovazione tecnologica di prodotto e processo. La TV All News, pensata per le aziende ceramiche di tutto il mondo. Focus, notiziario di informazione a cura della redazione. Process Machine and Services, uno spazio interamente dedicato al processo produttivo. Tiles Collection and Project, l'innovazione del prodotto ceramico. Questo e molto altro su www.ceramicanda.com. Il mese di marzo 2015 qua nel distretto ceramico sarà ricordato come uno dei più difficili sul fronte della viabilità, ma non è perché sono ripartite le spedizioni delle ceramiche in maniera incredibilmente positiva, ma perché qualcuno ha avuto la bella idea di fare un cantiere, per carità obbligatorio, sulla Pedemontana, sul ponte della Pedemontana, ma di farlo nelle ore di punta. Sì, è successo tutto martedì mattina, ci siamo svegliati, abbiamo fatto colazione, abbiamo preso la nostra automobile e ci siamo avvicinati al nostro luogo di lavoro. La sorpresa è arrivata nel momento in cui a 5 chilometri, per chiunque arrivasse da Reggio Emilia, quindi a Casalgrande, per chiunque arrivasse lungo il Secchia dalla montagna e anche per coloro che arrivassero da Modena o da Sassuolo, un'ora e mezzo di ritardo a causa di questo cantiere. Vediamo.
La benedetto Germania Baden-Württemberg. Ma così mi trovo dove ho fatto uno dei video più famosi che ho fatto dei miei, ed era quello sulla riparazione delle buche in Germania, come le riparavano. Vi porto su questa strada, vi faccio vedere dopo pochi mesi cosa è successo. Come potete vedere, cioè, guardate qui, hanno rifatto tutto completamente, hanno asfaltato, sì, ma non hanno asfaltato 20 metri, non hanno asfaltato, caro amministratore italiano, non hanno asfaltato il pezzettino. È successo che la provincia di Modena ha aperto il cantiere qui sul ponte che collega la sponda reggiana da quella modenese, siamo cioè a Sassuolo, dovranno essere ripristinati i giunti di dilatazione sul ponte. Questo ha procurato, come dicevo nella premessa, martedì di questa settimana, code interminabili, lavoratori che sono giunti sul posto di lavoro con un'ora e mezzo di ritardo, stessa cosa ha riguardato gli impiegati. Ma ci chiediamo qual è il danno, se dovessimo calcolarlo, non solo per gli imprenditori ma per gli stessi lavoratori che hanno dovuto fare un'ora e mezzo di viaggio in più, tenere accesa l'automobile un'ora e mezzo in più, il carburante, i freni, cioè il danno è veramente incalcolabile. Questo cantiere si concluderà l'8 di aprile, quindi per un mese, se le cose non cambieranno, ci ritroveremo nella situazione di martedì, e questo accadrà tutti i giorni. E allora riscopriamo, rispolveriamo il solito e annoso problema: non è possibile lavorare la notte? Dobbiamo proprio portare gli abitanti di questo territorio alla disperazione? Abbiamo provato a chiedere a quel signore che si sta allontanando laggiù, che è un tecnico, un dirigente della provincia, se poteva rispondere ad alcune domande, ma ovviamente si è negato. La cosa importante è che su questo cantiere in questo momento stanno lavorando 6 operai, 6 manutentori, e allora noi chiediamo: siamo disposti a pagare anche di più, ma perché non lavorate anche la notte? Lo fanno in Germania, lo fanno ovunque, anche laddove ci sono delle temperature più rigide delle nostre, cioè si può e si deve lavorare la notte. Questo è l'invito che Ceramicanda rivolge alla provincia. Sì, i giunti per la dilatazione, i giunti di dilatazione si possono riparare anche la notte. Signori, purtroppo dovrete armarvi di pazienza, perché fino a fine mese siamo messi così da queste parti. Però in Germania non succede la stessa cosa, in Francia nemmeno. Cioè, noi continuiamo a farci del male con questi cantieri che potrebbero essere gestiti in modo diverso, come dicevo, lavorando la notte. In questo caso specifico, avete presente quelle pedanine d'acciaio che utilizzano i meccanici, i carrozzai? Beh, la notte potrebbero benissimo lavorare, quindi non deviare il traffico, e di giorno fermare i cantieri e posizionare queste lastre di acciaio per consentire agli automobilisti comunque di rimanere sulla loro corsia. Direi che a questo punto possiamo anche salutarci, se lo vorrete, prossima settimana, stessi orari, stesse reti. Grazie, arrivederci.